È scoppiato un dramma su Federica Scagnetti. Non pensavo che bastasse un video di 15 secondi a distruggere tutto quello che una persona ha creato in 2-3 anni. Sono volate accuse, shock. Posso dire che gran figura di Federica Scagnetti? Amo, ma tutto bene? Ma tutto bene? È inutile discriminare una persona dall'estetica. Federica è stata accusata di essere omofoba. Un bel video omofobo, quindi, cioè, io le consiglierei sinceramente di levarlo. No? Federica è andata contro la comunità LGBT? Intendere che lei rispetto a una ragazza lesbica magari è più femminile o etero. Mi sono resa conto di quanto la gente è cattiva. Scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di TG Talk, il telegiornale più shock del web dedicato al fantastico magico mondo di TikTok. È scoppiato un dramma su Federica Scagnetti. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto, gossip, drama e le ultime news di TG Talk. Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, visto che è di questo che parliamo, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ed eccoci qua ragazzi, nuovo TG Talk, nuove notizie super super shock che vi devo raccontare. Infatti a grandissima richiesta torno con un nuovo drama dedicato a TikTok Italia. Mi trovavo in vacanza a Disneyland Paris e ragazzi, riportatemi ora all'istante lì dove non c'è nulla di dramma, di cosa, ma solo la magia Disney, ecco, riportatemi lì. Quando succede che cosa? Scoppia una vera e propria polemica su una delle TikToker più amate, Federica Scagnetti. Lei è diventata super popolare qualche tempo fa proprio su TikTok per via delle sue giornate e insomma per le live anche fatte con la mamma, eccetera eccetera. Comunque il focus del video è un altro, perché la nostra Federica è stata accusata veramente in maniera inaspettata di essere addirittura omofoba. Cosa? Tutto questo sto per raccontarvelo anche perché diciamo che la storia parte proprio da un video trend, video nel quale la nostra Federica Scagnetti dice: quando quella, e mette delle emoji, parla con me, e mette altre emoji. In questo video trend sostanzialmente una ragazza, un ragazzo, chiunque, diciamo che si contrappone con una persona completamente l'opposto di quello che è lui o lei che sta parlando, e in questo caso vediamo appunto delle emoji, no? Ad esempio Federica si reputa la ragazza col tacco e l'altra ragazza è una che si mette invece gli scarponi, gli stivalozzi, ok? Oppure, che ne so, il rossetto, lei, Federica, la sigaretta, la tipa, l'altra, insomma, l'altra tipa beve la birra, lei lo champagne, eccetera, eccetera. Ma quello che ha fatto largamente discutere di queste emoji è che ad un certo punto quella ragazza che si contrappone a Federica Scagnetti ha la bandiera arcobaleno, e c'è chi dice la bandiera LGBTQ+, e c'è chi invece dice no, è la bandiera della pace, non lo so. Fatto sta che quella ragazza, bandiera della pace, bandiera LGBT, Federica invece ha lo smalto. Forse questo ci indica che Federica è una ragazza più femminile, che si mette lo smalto, che si cura le mani, eccetera eccetera, e dall'altra parte una ragazza, in questo caso omosessuale, che invece è un po' più un maschiaccio? Questa è la domanda che in moltissimi si sono fatti dopo la pubblicazione di questo TikTok. E andiamo con ordine, perché questo TikTok di Federica Scagnetti è stato subito in tempo zero eliminato per le troppe critiche, per le troppe accuse che sono state fatte proprio nei confronti della creator. Ma che cosa succede? Questo video, come vi dicevo, ha generato una vera e propria polemica. Moltissimi creator, infatti, hanno preso quel video e lo hanno commentato in maniera davvero inaspettata e, se vogliamo, anche
pungente perché molte persone ci sono rimaste male, hanno detto ma come? Federica Scagnetti contro la comunità LGBTQ+? Ascoltiamo insieme quelle che sono state le reazioni da parte del pubblico di TikTok Italia. Guardate. Amo, ma tutto bene? Ma tutto bene? Grazie per la bandiera. Quella non ti parlerà, tranquilla. Mi sono appena svegliata e mi sono ritrovata tutti quanti questi commenti. E sinceramente, io porto sempre positività su questo profilo e odio che un mio video vada virale e mi ritrovo tutta questa roba. Ma adesso vi voglio spiegare la mia opinione, perché in quel video in cui puramente stavo ironizzando chiamandola Amo, non stavo dando una spiegazione a quel che penso. L'idea del video non era prenderla sul personale e non era di certo accanirmi contro Federica, ma era semplicemente una persona che ha comunque un seguito e quindi ovviamente ho preso lei come esempio. Il mio discorso e quello che ho pensato guardando questo trend, ok, è che è inutile discriminare una persona dall'estetica. È inutile pensare, oh mio Dio, no, quella persona si veste diversa da me o comunque magari ha un orientamento sessuale differente dal mio, non ci parlo, non potrei mai parlarci. Sono super consapevole che ognuna ha un'opinione differente e infatti a me fa piacere anche che comunque nei commenti ci siano opinioni differenti, poi ovviamente quando si sfocia nelle offese, anche nei miei confronti, anche meno. Il succo del video è, raga, che a parte che siamo una piattaforma in cui ci sono tanti tanti ragazzini e ragazzine e anche bambini, ok? E io non voglio che questi crescano pensando che magari è giusto parlare con persone che si vestono allo stesso modo, tipo se non hai le unghie lunghe come non puoi parlare, perché purtroppo anche tra i bambini sappiamo che c'è questa discriminazione molto più marcata, perché quando si è piccoli magari ovviamente su molte cose non ci si sta a pensare. Vi dico solo che i migliori discorsi ce l'ho fatta con persone che pensavo fossero totalmente l'opposto di me. E poi invece ci siamo ritrovati che anche a livello estetico, se ovviamente abbiamo degli stili differenti, andiamo super d'accordo. Pace amore, pace davvero. Posso dire che gran figura di merda Federica Scagnetti e non capisco veramente le persone che la difendono nei commenti? Praticamente ho visto questo video e lei fa la comparazione tra la ragazza che appunto è la sua antitesi con cui non potrebbe mai andare d'accordo e lei, quindi sopra diciamo mette le emoji che rappresentano l'altra ragazza e sotto mette quelle che rappresentano lei, quindi diciamo insomma la ragazza di sopra tipo indossa gli scarponi, lei indossa i tacchi perché è troppo una principessa, la ragazza di sopra fuma erba e fuma sigarette e beve birra, lei invece è una principessa che ha la corona, si mette il rossetto e beve champagne, vabbè di che stiamo parlando, praticamente se la crede solo lei, ma questo vabbè si sa. Comunque Federica Scagnetti ci tiene a dirci che c'è la Potongo d'oro solo lei, ma dov'è che fa il gran figurone di me? Sopra mette la bandiera della comunità gay, è inutile che dite che è la bandiera della pace perché non è quella, e sotto invece mette lo smalto, quindi fa questa comparazione che forse dovrebbe intendere che lei rispetto a una ragazza lesbica magari è più femminile o etero, comunque non si è ancora ben capito. Ora noi vorremmo chiedere, io vorrei chiedere a Federica Scagnetti da quando l'orientamento sessuale è un indicatore di carattere, cioè nel senso perché una ragazza lesbica dovrebbe essere inserita, che ne so, in mezzo al McDonald's, alle birre o una tossica, cioè non si capisce bene. Tra l'altro fa ancora di più il gran figurone di cacca, perché associa questa ragazza lesbica a praticamente una ragazza trasandata, drogata, di quartiere, cioè non, ancora di più lo stereotipo sullo stereotipo. Tra l'altro voi lo sapete che io del politicamente corretto me ne sbatto, non me ne frega niente, quindi non è che ora sto qui a dire oh mio Dio, super indignazione, però diciamo da un influencer come Federica Scagnetti che non fa altro che dire tutte quelle cose tipo cuoricino viola, body positive, tutto positive, uguaglianza, insomma quelle paraculate che dicono un po' tutti per avere consensi facili, magari io mi aspetterei che evitasse di fare uno scivolone del genere, ma alla fine poi quello che veramente pensa una persona viene sempre a galla. Comunque a mo' in realtà io non sono nemmeno tanto stupito perché, vi ripeto, quello che uno pensa alla fine, bene o male, viene sempre a galla, nel senso, cioè si sa che il 70% delle personalità che noi vediamo sui social sono abbastanza costruite. Però comunque io mi chiedo alle persone che la difendono riguardo questo video, ma non è che dico la dovete cancellare, so, se non esageriamo. Però più che altro mi chiedo alle ragazze, alle persone che la difendono, cioè perché vi fissate così tanto con determinate, con determinati influencer, cioè con persone che comunque non è che dite, cioè Lady Gaga, Ariana Grande, che ne so, qualcuno con un talento artistico immenso, cioè persone che semplicemente vi fanno vedere tutto il giorno quanto è lussuosa e fantastica la loro vita, grazie anche a voi che la seguite, cioè è palese che in questo video ha fatto un bel figurone di merda, un bel video omofobo, quindi cioè io le consiglierei sinceramente di levarlo, non capisco perché non lo leva, se per i 20 euro che le danno a TikTok per il milione e passa di visualizzazioni,
Non lo so se questo è il motivo, Federica, dammi l'IBAN, ti faccio il bonifico. Quando quella di tutto e di più parla con me che sono una princess. Raga, era un trend, mamma mia. Non mi interessa della grande incoerenza che c'è dietro questo video. Che tra l'altro non ti fanno male le mani, cioè, perché questo arrampicarsi sugli specchi è doloroso. Poi tu non fumi. Un tempo fa non girava un video di lei che si stava lì con la sua bella IQOS. Sì, non sigarette, ma non credo che tu sei nata con l'IQOS in mano. Quindi prima l'hai fumata anche tu, credo, per logica. Perché altrimenti non sarebbe sensato cominciare a fumare l'IQOS e basta. Ma comunque magari tu sei speciale, le sigarette non le hai passate. Vabbè, non voglio parlare di questo, non voglio parlare del fatto della bandiera, Pinterest, ma volevo parlare del fatto che tu, che sei la paladina dei, diciamo, disturbi del comportamento alimentare, dovrebbe stare a cuore la questione. Proprio 2 settimane fa hai fatto un video bellissimo, io ero anche commossa perché comunque sia so cosa significa. Appunto perché so cosa significa e l'ho passato, ma cosa cavolo compare l'insalatina tua perché tu sei una princess? Cioè quella è proprio la cosa che mi è rimasta più... vomito. Non ci siamo, cioè, a parte che è un trend, certificarti così, ma sono cattiva, sono nostro sbagliato, scusate, no, troppo difficile. Quel video sinceramente ha fatto per dire a tutti che tu sei una princess e chi fa quelle cose, mi hai messo come emoji, è una merda praticamente. Cioè, quel problema non è lei, perché tanto se comunque bene o male le pensa, perché tanto si è partorito stilea da per fare sto video, che comunque è un trend. Io ne ho visti tanti, infatti, veramente non c'era la comparazione a il fast food, l'insalata, cane, dorme serena, tranquilla, perché il suo obiettivo l'ha raggiunto. Basta comunque sconvolgersi, basta giustificare. Ed ovviamente questa polemica è stata ripresa anche dagli amici di Webo.it, che hanno fatto un post, hanno fatto un articolo, tutti parlano di Federica Scagnetti e questa bandiera della comunità LGBTQ+. Ora ragazzi, le accuse che sono state mosse a Federica Scagnetti, vi dicevo, sono davvero inaspettate, cioè addirittura, non credo in questi video, ma in alcuni commenti che avevo letto c'è chi addirittura ha detto lei è omofoba. Capite che sono delle accuse molto forti, sono delle parole forti utilizzate contro una ragazza che ha semplicemente fatto un trend. Infatti credo che in alcuni video lei abbia proprio detto, come abbiamo visto in uno dei video reazioni appunto del pubblico di TikTok, che era un trend, cioè nulla di che, ecco, nessun insulto verso nessuno. Eppure appunto questo è quello che è successo, moltissime persone hanno iniziato ad additare Federica Scagnetti come una persona contro la comunità LGBTQ+. Al che, di fronte a tutto questo marasma generale che si è creato sui social, Federica, in prima persona, ha deciso di rispondere alle accuse infamanti che in questi ultimi giorni sono state mosse proprio contro di lei. È omofoba? È contro la comunità LGBT? È contro la birra? È contro le sigarette? Ascoltiamo insieme, per filo e per segno, tutte le risposte che Federica Scagnetti ha dato su quel trend e su quelle emoji che ha utilizzato. Guardate. Pensavo che bastasse un video di 15 secondi a distruggere tutto quello che una persona ha creato in 2-3 anni. Invece, a quanto pare, per molti di voi è bastato a distruggere tutti i valori e i sentimenti che ho cercato di trasmettervi qui sui social da ormai 2-3 anni a questa parte. Quel video era un video tanto per... era un trend. Io faccio mia colpa perché l'ho postato senza pensarci 2 volte. Ero super pensiero, l'ho postato così, ma perché l'avevo visto da una ragazza, ho detto carino, se lo metto anch'io. Io mi rispecchio forse più nel primo prototipo di ragazza che avevo descritto, ma non è vero che io non mi rispecchio nel secondo. Veramente sono la prima che vive perennemente con la Dr. Martens sporca, chi mi conosce lo sa, e che quando indosso i tacchi mi viene da piangere, proprio non li sopporto, li odio, ma sono carini. Sono la prima che si fuma qualche hit in discoteca quando esce il sabato sera con gli amici, e quindi non è che... tu fumi, io non ti parlo. Chi mi conosce sa che poi io bevo di tutto, non solo champagne, io bevo qualsiasi tipo di super alcolico. Proprio mi piace, cioè mi piace divertirmi con i miei amici, ci sta una birretta, uno spritz. Io veramente, cioè, mi piace, non mi faccio problemi. Anzi, forse il prosecco e lo champagne è l'unica cosa che non bevo. Fast food, le patatine, cioè, credo che non avrei preso 10-20 kg in un anno se non avessi mangiato fast food o comunque cibi sporchi. Anzi, ultimamente non riuscivo a farne a meno ed è per questo che ho dovuto contattare un nutrizionista, perché stavo esagerando, ne mangiavo veramente troppi dolci, fritti, alcol, veramente stavo esagerando con tutto, quindi ho dovuto contattare un nutrizionista. La rosa in giù era tipo sinonimo di depressione, e anch'io ho tanti momenti giù, tanti momenti no, in cui sono triste, perché voi pensate che stare da quest'altra parte dello schermo è facile, invece vi assicuro che non è facile, anzi no, c'è tutt'altro. Le ciabatte, credo che qualsiasi persona è uscita con me almeno una sera sa che io finisco scalza. Cioè letteralmente io esco con i tacchi e poi torno a casa scalza, oppure a metà serata mi ritorno e vado in giro scalza. Quindi era per dirvi che sono due prototipi di ragazze diverse, non che uno è giusto e l'altro sbagliato, perché io sono un mix tra i due. La bandiera arcobaleno con le due dita
così di fianco era associata un po' al simbolo della pace, un po' a sottintendere le persone hippie, il mood di vita un po' hippie. Assolutamente nulla contro la comunità LGBT, però tutta questa storia mi ha fatto aprire gli occhi su una cosa. Mi sono resa conto di quanto la gente è cattiva e pronta, attenta a qualsiasi cosa fai, perché al minimo errore è pronta lì a proprio a farti affossare e gode nel vederti soffrire. Al minimo errore è lì, pronta proprio a farti sprofondare. Veramente è felice quasi del tuo fallimento, del tuo errore. Gode nel spengere la luce che emana. Non vede l'ora che tu crolli di farti finire. Detto ciò, ormai ho capito che all'inizio qui sui social postavo veramente la prima cosa che mi passava di testa, io la postavo senza pensarci due volte. Quindi chiedo scusa io in primis se qualcuno si è sentito attaccato o offeso, ma veramente non era mia intenzione. Ho postato quel video senza pensarci. Non sono contro nessuno, io sono, penso, la persona che non odia nulla in assoluto e non giudico veramente nessuno. Detto ciò, vi mando un bacione e so tanto che chi mi segue e mi conosce veramente già sappiamo queste cose. Ora ragazzi, di fronte anche a questa risposta di Federica Scagnetti, mi sembra giusto dire ciò che penso e quello che è il mio pensiero in tutta questa vicenda. Inizialmente, quando ho visto quel video, quando ho visto soprattutto le reazioni da parte del pubblico di TikTok a quel video di Federica, ho detto cavolo, ma effettivamente è un po' una caduta di stile, insomma un po' una cosa brutta, no? Quella di mettere la comunità LGBT con uno smalto, come per dire io ragazza femminile dall'altra parte una camionista, sostanzialmente, no? Però è anche vero che questa interpretazione negli occhi di chi guarda, spesso si dice che la malizia sta negli occhi di chi guarda. Lei magari voleva semplicemente fare questo trend, ha messo delle emoji un po' a caso, perché alla fine ci ha fatto vedere che anche lei mangia il fast food, anche lei si fuma una sigaretta, anche lei beve un drink, la birra, quindi insomma, diciamo che era tutto un po' un'esagerazione per fare un trend, e ci sta, secondo me. Credo anche, 2023, che una creator così famosa come Federica Scagnetti mai e poi mai avrebbe pensato di pubblicare un trend con lo scopo di insultare una comunità come quella LGBTQ+, della quale anch'io in prima persona faccio parte, in un trend. Cioè, capite ragazzi che io non ci posso credere e non ci credo che Federica Scagnetti è contro la comunità LGBTQ+, anche perché, ma di che stiamo a parlare ragazzi? Cioè, è giovanissima, è una ragazza intelligente, ha sempre lanciato messaggi positivi sui social, e secondo voi va a mettere, cioè, una cosa per screditare le ragazze ad esempio lesbiche? Ma dai, cioè, io non ci posso credere. Infatti dall'inizio non ho mai creduto a questa storia di Federica contro la LGBTQ+ community. Non ci ho mai creduto, non ci voglio credere, anzi io sono assolutamente dalla parte di Federica, perché avrà sbagliato magari in qualche modo a mettere queste emoji, a creare questo putiferio, ma sono sicuro che mai e poi mai avrebbe voluto insultare qualcuno che appartiene alla comunità LGBT. Punto e basta. E riallacciandomi al suo discorso, sì, penso che a volte le persone non aspettino altro che puntare il dito contro di te e dire hai sbagliato, ecco, vedete, lei ha sbagliato. Molte persone sono lì pronte a screenshottare, a fare di tutto pur di screditare un'altra persona che magari ha, sì, involontariamente, insomma, pubblicato un trend, un video fraintendibile. Ma se poi andiamo ad indagare, cioè, ma ragazzi, Federica Scagnetti potrà mai essere contro la comunità LGBT? Io non ci credo. Detto questo, però, adesso fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Sputiferio a parte, no? Quando avete visto tutto questo racconto, cosa avete pensato? Siete dalla parte di Federica o da chi invece l'accusa di aver, diciamo, avuto una caduta di stile? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, come sempre. Il video però può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto, e se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark? Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!